Noi da giorni abbiamo attivato i protocolli di sicurezza, i nostri dipartimenti sono stati attivati. Mi pare che la situazione sia totalmente sotto controllo, di questo noi vogliamo rassicurare tutti i cittadini. Sappiamo che comunque un'emergenza è un'emergenza, bisogna affrontarla con diligenza ma senza fare inutili allarmismi. Ribadisce l'efficacia del sistema Friuli Venezia Giulia, da giorni attivo con i protocolli di sicurezza, il vicegovernatore con delega alla protezione civile e alla salute Riccardo Riccardi, che annuncia per domattina alle 10.30 all'ospedale di Cattinara un incontro sul tema con i tecnici e i responsabili delle strutture sanitarie. Abbiamo deciso di fare raccontare un po' le misure che abbiamo adottato, ma soprattutto di raccontare nel dettaglio che cos'è questo fenomeno, anche per descriverlo nei suoi aspetti reali e facendolo fare agli esperti. Il presidente Fedriga ed io accompagneremo in questa occasione gli esperti, in maniera che possano raccontare insomma tutto quello che stiamo facendo per una sicuramente un'emergenza, visto che parliamo di un'emergenza nazionale, ma anche rassicurando in ordine a tutte le misure che in questa regione sono garantite. Controlli sono stati avviati assieme all'autorità sanitaria in porti e aeroporti. Noi già con il nostro sistema aeroportuale e portuale abbiamo già attivato delle misure. Sul porto le perfezioneremo nell'incontro che avremo lunedì e credo che il tema degli aeroporti, oltre naturalmente agli aspetti puntuali che riguardano gli scali minori, sia un problema poi di capire complessivamente nel sistema europeo come si affronta. Tanto è vero che il ministro Speranza ieri ci ha detto che ha chiesto al commissario europeo un punto, quindi una verifica insieme a tutti i ministri della salute dell'Unione Europea.